Ben ritrovati a tutti gli utenti del CUS Roma Tor Vergata, nuova puntata di CUS Informa. Oggi parliamo di uno sport particolare, ritenuto ancora di nicchia, ma scopriremo invece che non è assolutamente così. È una convenzione molto importante che ha il CUS Roma Tor Vergata con il Garden Golf University. Noi ci colleghiamo proprio da lì perché lì c'è Stefano Bianconi. Ben ritrovato Stefano. Ciao, buongiorno a te. Anzi, tu buongiorno sei... a voi. Io sono il presidente del Garden Golf University. E sei lì sul campo? Sono sul campo perché è vero che le attività sono chiuse adesso per questo problema del coronavirus, però in realtà il campo da golf ha bisogno di manutenzioni giornaliere, quindi di irrigazione, quindi siamo presenti comunque all'interno del campo per mantenerlo e per farlo rimanere in perfetta forma, aspettandovi in periodi migliori, ecco. Vogliamo innanzitutto descriverla, la struttura, ce la puoi fare anche vedere, visto che sei proprio lì? Assolutamente sì, adesso ti giro. Certo. Eccola, questa è la struttura lignea dove sono le postazioni, perché inizialmente quando si inizia a giocare a golf la prima cosa che si parte da postazioni, e quindi non si parte dall'erba ma bensì da tappetini in erba sintetica che permettono più facilmente il colpire la pallina, ecco. Quindi da lì si impara, diciamo così, a muovere i primi passi nel golf. Sì, si inizia all'interno di queste postazioni, si inizia ad avvicinarsi al gioco del golf. Ecco, peraltro potremmo dire, insomma, appena la cosiddetta fase 1 terminerà dell'emergenza coronavirus, vedo che, insomma, si potrebbe stare tranquillamente a distanza gli uni dagli altri, almeno per iniziare a giocare a golf, quindi potrebbe essere un'attività da riprendere con le dovute cautele. Assolutamente sì. Ti ho perso per un attimo. Assolutamente sì, sì, perché il golf non è di contatto. Quindi un'altra particolarità che abbiamo e che avete, quindi, all'interno dell'Università di Tor Vergata, c'è un campo da 18 buche di pitch and putt. Il pitch and putt lo vado a riassumere velocemente, non sono nient'altro che delle sì. buche da golf più corte, quindi con tutte le particolarità, quindi i green, i bunker sono quelle buche dove la sabbia, dove quindi devi imparare un colpo particolare per poter riuscire ad uscire da questo piccolo impedimento che ti viene messo all'interno del percorso. Altra cosa particolare che avete sempre qui all'interno del campo di Tor Vergata è il fatto che è un campo illuminato. Quindi ha Si la può particolarità. giocare di notte. Bravissimo. No, più che altro uno si può allenare, no? Più che praticare, si può allenare dalle postazioni, e quindi all'interno di Roma soltanto noi abbiamo questa particolarità, insomma, ecco, soltanto noi. Allora, adesso una domanda proprio per gli iscritti al CUS o coloro che, scusate, iscriveranno al CUS per iniziare a praticare il golf. Quanto tempo ci vuole per essere leggermente autonomi e cominciare a giocare almeno, a praticare golf almeno con le buche, quelle più brevi, insomma i campi un po' più facilitati? Sì, diciamo che sai, è molto soggettivo comunque, però diciamo che grosso modo dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi di allenamento si può andare tranquillamente Allora, ti sentiamo leggermente male in quest'ultimo passaggio e ti dovrei chiedere magari, ecco, di riportarti nella posizione precedente perché abbiamo perso l'ultimo passaggio, dove ti chiedevo, insomma, quanti mesi ci vogliono per imparare ad essere leggermente autonomi nel gioco del golf. Te l'ho detto, è soggettivo, però diciamo che dopo una decina di lezioni e 4-5 mesi di pratica
hai l'opportunità di poter andare a provare l'ebbrezza della buca del campo, insomma, di fare un percorso di 9 buche, ecco, che grosso modo ci vuole un'oretta, un'oretta e 10 per completarle. Ecco, voi siete proprio a pochi passi dalle facoltà, insomma, dall'Università di Tor Vergata. Noi questa lo vedi perché giù in fondo si vede Calatrava. Noi siamo all'interno Esatto. dell'orto botanico, 57 ettari dell'orto botanico. Quindi siamo su Viale Guido Carli, diciamo all'entrata della Banca d'Italia. Tu perché consiglieresti a uno studente universitario di iniziare a divertirsi con il golf? Perché secondo me lega moltissimo con lo studio, cioè ti permette di rilassarti. Il bello del golf è proprio questo, è che sei tu e la natura. Un po', insomma, io vengo, sono grande d'età, però vengo anche per esempio dal windsurf, è la stessa cosa, sei tu e il mare. E qui è la stessa identica cosa, sei tu e la terra, sei tu e sei soltanto tu. Ecco, se poi ti alleni magari ti metti un paio di cuffiette è spettacolare, è bello perché ritrovi te stesso e ti rasserena, visto insomma, questa vita frenetica che abbiamo noi. Il golf è veramente stupendo. Tu calcola che un percorso di 18 buche sono grosso modo 10 km, quando poi passerai dal pitch and putt ad un percorso di golf regolamentare. Quindi sono 10 chilometri, quindi fai 10 chilometri all'aperto, fai 10 chilometri a piedi, fai 10 chilometri in mezzo al verde. Quindi Quindi dico è. sfatiamo anche il mito che non sia uno sport comunque che dove non si fatica proprio per niente. Se lo fai a piedi c'è anche attività motoria vera e propria. Sì, però ecco, diciamo che la fatica si viene assorbita dalla serenità dell'animo, perché ti dico è Certo. veramente bello, è particolare e è da provare. Poi sai. Il vantaggio grande che hanno secondo me gli studenti di Tor Vergata è proprio questo, è che hanno la possibilità di provarlo. Lo Certo. provano, si crea una prima lezione gratuita dove non si spende niente, poi su tutti gli altri servizi l'università ha il 30% di sconto, ma ti dico, parliamo di veramente di cifre irrisorie, nel senso che l'anno viene intorno per uno studente, viene intorno ai 320 euro. Essere Ecco, quindi diventare si socio abbatte a. anche quello che è la concezione ordinaria che il golf è uno sport d'élite anche dal punto di vista dell'accesso economico. Grazie a Tor Vergata, all'Università di Tor Vergata non è così. Sì, no, proprio grazie a quest'accordo che è fatto, stiamo cercando di far conoscere il golf nel suo vero aspetto, cioè è uno sport dove socializzi tantissimo e dove non deve costare tanto. Il problema grande è che poi tu sai, come su tutti gli sport, ci sono dei circoli che chiedono la luna, ma non è Certo. questo. Il golf è quello che si gioca in Irlanda, è quello che si gioca in Scozia, dove è iniziato perché i pastori lo utilizzavano cioè, giocavano utilizzando un bastone e colpivano dei sassi. Quindi deve essere così, deve essere molto più libero di quello che in realtà attualmente è, e il Garden Golf University è la realtà, è proprio questo, insomma. Noi stiamo cercando di farlo conoscere in tutti i modi possibili e immaginabili, anche perché nel 2022, adesso vedremo, ci sarà la Ryder Cup, che è il terzo evento sportivo al mondo, sì, è una cosa spettacolare, che è uno scontro tra l'Europa e l'America. I migliori giocatori europei e americani si scontrano in questo evento che è biennale, ogni 2 anni avviene. Allora, ti ringraziamo innanzitutto per averci fatto vedere questo meraviglioso impianto. Ricordiamo, qui si può iniziare a praticare, quindi nelle postazioni e anche di sera per rilassarsi. Ci sono dei percorsi più brevi, più piccolini per chi magari muove i primi passi e poi c'è la possibilità di giocare al classico golf con le regole, quelle diciamo aperte a tutti, quelle tradizionali. E ti Classica. ricordo, sì, e ti ricordo il fatto che comunque hanno l'opportunità di poter fare una lezione gratuita. Perfetto. Allora Stefano, io ti ringrazio, speriamo di trovarci presto con la trasmissione Gus in forma proprio sul campo, appena ci si darà la possibilità così da intervistare anche i ragazzi che stanno iniziando a muovere i primi passi lì nelle postazioni. Speriamo veramente che questo, con tutta la sicurezza possibile,
avvenga appunto il prima possibile. Una cosa soltanto mi ero dimenticato Sì. di dirti, che tra l'altro tu sai che all'interno dell'Università di Tor Vergata c'è Scienze Motorie. Sì. Quest'anno riprendeva l'esame del golf come materia curricolare all'interno di Scienze Motorie. Purtroppo c'è stato questo problema e quindi se no a marzo dovevano partire le lezioni qui. Quindi Tor La Vergata è... speranza è che, la speranza è che nel 2021 si riparta, nel Beh, 2020-2021, insomma, nel prossimo speriamo anno di accademico. uscire il prima possibile da questo incubo, perché è veramente è bello, perché magari ritrovi la famiglia, però stai un pochettino più a casa, però adesso stiamo veramente raggiungendo, speriamo di uscire da questo incubo il prima possibile. Assolutamente, mi associo a questo appello e soprattutto facciamo ripartire quelle attività sportive che in sicurezza possono essere praticate anche per il nostro Giustissimo. benessere psicologico. Grazie Giustissimo. Stefano Bianconi, Grazie grazie per essere stato con noi. Ci ritroviamo a presto. te e grazie al CUS. Un abbraccio e buona giornata. Grazie mille. Grazie a te.